Pentagrande arrivando a condividere il campo con altri grandi calciatori di un periodo leggendario. La storia del barone, Franco Causio, piedi di velluto d'eleganza atletica e la celebrazione di un calcio indimenticabile, come quello dei campioni che spalano da soli la neve per liberare il campo o che giocano a carte con Pertini sull'aereo presidenziale dopo aver alzato la Coppa del Mondo nel 1982. Dopo aver militato in varie società, la Juventus nel 1970 lo riporterà al nord e qui resterà per ben 11 stagioni consecutive, divenendo colonna portante della squadra. Era un'ala dotata di fantasia, dall'ottimo controllo di palle e abilità nel dribbling, forniva precisi cross al centro dell'area dopo aver percorso tutta la fascia. Con la squadra bianconera vincerà 6 scudetti, la Coppa UEFA e la Coppa Italia. Terminerà la sua carriera con la Triestina, essendo passato prima dall'Udinese e poi dall'Inter. Sono 3 i valori che Causi ha sempre messo al primo posto: umiltà, sacrificio e lavoro. Non per niente l'appellativo il barone che gli fu attribuito è diventato un marchio di fabbrica. Nella sua carriera in bianconero ha registrato 447 presenze e 72 gol e con la nazionale italiana 63 presenze e 6 gol. Ventitresima edizione del premio Fair Play Menarini, categoria Sport Elite. Il premio va a Franco Causio. Onore aprire la serata, quindi buonasera a tutti. Vieni qua barone, venga qua barone, venga qua. Vieni qua. Vieni qua. Allora, Franco, tra l'altro, che è un grande campione, è stato anche uno splendido compagno di viaggio, una bella esperienza televisiva che abbiamo avuto il piacere di condividere. Allora, tu eri famoso per la tua fantasia, ma quanto è cambiato il calcio dal tuo calcio a quello di oggi, Franco? Beh, l'estero fantasia non esiste più in questo momento, in questo periodo c'è tanta fisicità. A parte che i ragazzi adesso sono dei maracantoni, sono tutti 1,90, io purtroppo non lo sono, quindi sicuramente qualcosa è cambiato, quindi poi c'è qui anche il mio amico Arthur, quindi Zico, sappiamo benissimo cosa è che in questo momento non va. Cos'è successo l'acqua del 1982? Glielo ricordi, Franco, perché non se lo ricorda? Non se lo ricorda, te lo ricordo io. Allora, tu hai vissuto un momento particolare durante la finale del campionato del mondo. Io penso che per un atleta ricevere la stima del proprio allenatore sia una cosa fantastica. E ti è successo una cosa particolare che ti chiederei di raccontare a tutti quanti noi questa sera. No, a parte che sono onorato veramente di ricevere questo premio. Ho avuto il piacere, insomma, di avere una riconoscenza dal mio allenatore, infatti questo Enzo Berzotto, il vecchio, che tutti noi chiamavamo, quindi credo che questo premio qui, questo premio Fair Play, veramente io lo voglio ricordare al nome suo, di Enzo Berzotto, ed è allora il presidente Sandro Pertini, quindi credo che sia veramente due persone, per me una figura indelebile tutte e due, quindi sono veramente stati importanti. Io so che Racup, che ne parlavamo oggi, ha una curiosità. Adesso, vediamo se adesso ci svela dopo un po' di anni cosa è successo, sì, su quell'aereo. Infatti voglio sapere chi ha realmente vinto quella partita a calcio. Beh, giocavo con tre scarsi. No, perché no, la coppia era praticamente il presidente con il nostro capitano, io giocavo con Enzo Berzotto, sai, scopone a 10 carte, quindi l'ultime mani, perché si stanno pari e dispari. Io giocai un 7 solo, Dino non lo prese, Berzotto aveva 7 bello, abbiamo fatto 7 bello, veramente era 7 bello con la premiera, abbiamo vinto la partita. Alla fine sono rimasti con i 2-7 in mano, loro due, e il presidente si è arrabbiato. Ecco, dopo un po' di anni sappiamo quello che è successo su quell'aereo, visto che la fotografia ha fatto il giro del mondo. La cosa bella è che era lui che voleva sfidare noi, no? Quindi era un personaggio veramente eccezionale. Poi io vorrei ricordare anche oggi un'altra persona molto cara a me e a tanti juventini, perché veramente è la storia della Juventus. Oggi è il compleanno di Giampiero Boniperti, 91 anni, voglio ricordarlo veramente col cuore. Bravo, allora avete capito che questa sera già il primo premiato incarna veramente lo spirito del fair play, perché ha esteso il suo riconoscimento a persone che lo hanno affiancato durante una carriera straordinaria. Per premiare Franco Causio io chiamerei Emanuele Goretti, il premio Sport e Vita. Buonasera, dottor Goretti. E consegna invece il diploma di ambasciatore fair play il colonnello Adriano Lovito, comandante provinciale della Guardia di Finanza. Buonasera.
Grazie.